Benvenuti in questa bella giornata di sole. Mi voglio anzi non mi metto nei panni di loro che hanno sfilato, perché sarei già morto sciolto. Allora, innanzitutto esprimo orgoglio di questa comunità nel vedere una tradizione così importante che ha fatto la storia di Solarolo, che viene rievocata quest'anno dopo l'ultima edizione del 2011 come sfilata. Purtroppo la Corsa degli Asini, che era un evento davvero bello che caratterizzava la comunità, per ovvi motivi negli anni non si è più potuta fare. Penso che, oltre al ringraziamento che faccio a tutti i ragazzi che hanno sfilato oggi appunto in questa giornata e a tutti coloro che hanno collaborato, in particolar modo voglio ringraziare Ileana e Ilaria, che quest'estate hanno passato molte ore all'interno delle scuole del paese e effettivamente la fa molto caldo e hanno lavorato, ma tutti quelli che hanno lavorato e tutti i cittadini che hanno risposto in questi giorni con entusiasmo alle nostre iniziative, ecco. E io ho il compito di ricordare chi in questo momento purtroppo non c'è più e che ha costituito il cuore pulsante di questa comunità per tanti anni e ai quali va il merito di aver ideato tanti anni fa questa bellissima iniziativa. Se la forza di una comunità è nelle proprie radici, diciamo che Solarolo ha radici solide e quindi ha una buona prospettiva per il futuro. Allora voglio ricordare Libero De Micheli, che faceva il cameraman, Renato, se volete facciamo un applauso, grazie, Renato De Micheli, il volontario della Proloco, Oscar Rinaldi, che faceva il cerimoniere, Cesare Del Vo, che faceva l'infermiere, insieme a Paolo Balestreri, anche lui infermiere, Renato Dugoni, che è stato l'inventore degli stemmi dei rioni, Romano Furini, che è stato l'ideatore, mi dicono, del palio. Ricordiamo anche Balduino Pezzoni, detto Baldo, Gino Viola, nobile del paese, Walter Storti, asiniere, Franco Giazzi, tamburino, Massimo Cottarelli, asiniere, Annibale Azzoni, nobile del paese, e Virginio Ferrari, volontario della Proloco. Quando si fa un elenco di persone si corre sempre il terribile rischio di dimenticare qualcuno. Ecco, se ci fossimo dimenticati di ricordare qualcuno, non l'abbiamo fatto apposta, ma nel ricordo generale ricordiamo tutti coloro che purtroppo non ci sono più e che comunque, a mio avviso, ci guardano sempre benevoli dall'alto. Io vi ringrazio, lascio al proseguimento, la fiera di Solarolo finisce questa sera, è stata la prima iniziativa di questa amministrazione, diciamo, importante, vogliamo continuare perché vediamo che l'entusiasmo c'è, quindi è un paese che risponde, e io vi ringrazio appunto per essere stati presenti, grazie. Solarolo Renerio, Armagna concessione dello Borgo Mastro e gli nobili signori de contrade vostre a passare senza indugio alcuno ad aprire. Degli allegri viandanti, ci occupiamo di ricreare combattimenti non tanto quanto Cortesio sia nei convivi come questo, e ci rifacciamo ai grandi maestri del Medioevo.